Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Quel Taleale. Eccoci qui oggi con un nuovo video, signori, oggi video particolare se vogliamo, perché per un titolo come questo che è Car Manufacture, gioco tycoon gestionale dove dobbiamo fondare quella che sarà la nostra il nostro marchio automobilistico, vorrei fare una seriozza. Questi sono il genere di titoli che in realtà molto spesso giochiamo in live, però questo qui mi piacerebbe l'idea di fare una seriozza qui sul primo canale, se vi garba l'idea, se il gioco insomma ci intriga, perché è un gioco ad accesso anticipato, uscirà ad inizio agosto. Io lo sto registrando un pochino prima, poi vedrò quando riuscirò a postarvi l'episodio. E c'è anche l'italiano, anche se vedete è ancora sperimentale, un sacco di lingue, quindi immagino che siano tradotti un po' così, vediamo. Sembra molto intrigante questi giochi, ragazzi. Se vi piace il genere, ne stiamo facendo tanti in live, quindi seguitemi sull'altro sito per le live e anche sul secondo canale, dove poi ritrovate le live gestionali, manageriali, simulatori, eccetera eccetera. Questo qua andiamo oggi a provarlo con questo primo episodio. È cioè si parte dall'inizio del XX secolo e poi si andrà avanti per tutto il secolo sostanzialmente. Partiamo subito, signori, nuova partita. Ho abbassato molto la musica, perché non si sa mai che sia coperto da copyright. C'è il gioco gratuito che penso free, cioè fai quello che vuoi. C'è il tutorial e le sfide. Io partirei dal tutorial, così almeno capiamo bene tutto il funzionamento del gioco e lo vediamo insieme. Io queste cose le faccio sempre insieme a voi, perché vi voglio far vedere tutti i passaggi del gioco. Allora, benvenuti a fabbricazione di automobili, va bene. L'inizio del XX secolo ha portato nuove sfide e opportunità, mostra le qualità di un leader eccellente diventando il capo di una fabbrica di automobili. Sta a te decidere come sarà il futuro dell'industria automobilistica. Noi, se vi ricordate, tanti anni fa provammo un gioco del genere e abbiamo fallito miseramente, però va bene. Allora, eccoci qua. Benvenuto a Car Manufacture, il luogo ideale per costruire la fabbrica di automobili dei tuoi sogni. Sono Harry e sarò la tua guida personale. Va bene, Harry. Guarda, abbiamo appena ricevuto il nostro primo incarico. Guarda pure l'ambiente, che figata. Come detto, siamo a inizio secolo. Molto figo. Allora, vediamo. Produci qualsiasi macchina 0 di 1. Vabbè, la cam mo la lascio lì. Per affermarci nel settore, ok. Allora, fortunatamente ho appena concepito un'idea eccellente e moderna per la prima macchina. Diamo un'occhiata. Allora, aspetta che vedo come si può inclinare la... Andiamo a vedere. Nuovo progetto scoperto, cilindrata 7000 e... Cioè, ammazza. Vabbè, giustamente all'epoca. 16 cilindri, 296, velocità massima 200... Ah, pure una bella bestiolina però. Di lusso. Vediamo i nomi. Elemental, Titanic, ci sta, vista la massa. Oddio, non è... poteva andare peggio, però. Facciamo il Titanic, signori, ok. Poi decideremo anche noi, ma al momento al tutorial ci può stare come cosa. Allora, progetto di ricerca. Che nome fantastico per il modello di auto. Credo che eccellerai in questo ruolo. Vieni, lascia che ti faccia... Non l'abbiamo scelto noi. Prima impariamo a muovere la telecamera, va bene, facciamo così, oppure muoviamo questo, vai. QED, oppure questo per ruotarla, e va bene. E così ingrandiamo e rimpiccioliamo. A posto. È ora di avviare la fabbrica. Passiamo alla modalità editor per iniziare a costruire. Andiamo qui, editor. Allora, sembra che alcuni lavori in corso stiano bloccando il nostro cancello. Fai clic sull'oggetto, accedere alle sue informazioni e strumenti di modifica. Questo lo dobbiamo eliminare. Ah, così lo cestiniamo. Meno 20 dollari. Ok, questo cos'è? Utilità, edifici, montaggio, creazione, magazzino, parcheggio, saldi. Soldi, magari. Saldi può essere, vabbè, saldi, il saldo, il conto. Ricerca, dipendenti e decorazioni. Va bene, allora defenestriamo questo. Siamo nel 1929, Come puoi vedere gli oggetti sono raggruppati in molte categorie diverse, però in diverse edifici mattoni. Allora, facciamo un edificio in mattoni, vai. Per costruire, ricorda di non bloccare il cancello di uscita della fabbrica. Guarda, lo faccio qua davanti. Lo devo fare 4x4? Pare di sì. No, 16x16, attenzione.
Sicuro 16x16? 6x6. Ah, ok. Proviamo. Vai. Il nostro edificio richiede una porta. Scegli porta e fai che creano dei muri per posizionarlo. Porta la mettiamo qui. Vai. Va bene, prepariamo la nostra prima catena di assemblaggio. Inizia posizionando stazioni di montaggio all'interno dell'edificio. Allora, andiamo. Questa qua è la stazione di montaggio. $200. La piazzo qua. Perfetto. Poi abbiamo anche bisogno di un carrello per consentire l'auto di essere guidata all'esterno. Seleziona e fai clic sul muro per posizionarlo. Allora, quelle là, vabbè, facciamo qua, dai. Ci può stare. E ora abbiamo connettere entrambi per la nostra prima catena di montaggio. Seleziona il collegamento trasportatore. Facciamo così. Allora, collega un assembly station a un gate in modo tale che le auto possano essere guidate all'esterno. Successivamente sarà in grado di collegare insieme molte stazioni di assemblaggio per creare linee di assemblaggio. Ok, quindi l'ho messa storta in realtà. Sì. Posso prendere questa e girarla? No. Vabbè, signore, è andata così. Me la devi... Clicca qua. Non è comoda come cosa. Vabbè, dai. Ho fatto un macello. non avevo visto la freccina. Ora designiamo zona di stoccaggio. Ci servirà per immagazzinare risorse necessarie per la produzione. Le aree possono essere utilizzate per raggruppare determinate... fai clic su trascina per posizionarlo. Ma lo devo fare dentro? Mettere zona di stoccaggio. Sì, dentro dobbiamo fare. Vabbè, facciamo così. Quanto deve essere grande? 4x4? No, allora anche meno. Ah, piccolina, vai. Bancali di stoccaggio. Disegna un luogo in cui i lavoratori raccolgono e lasciano le risorse. Ogni tipo consente di memorizzare un numero diverso di articoli. Questo quindi lo possiamo mettere qua sopra. Vai. Due. Tiè. È ora di gestire la produzione. Per questo dobbiamo tornare alla modalità di produzione. Eccoci qua. Allora, fai clic sulla stazione di assemblaggio Factory Mod per impostare il modello di auto che produce. La produzione dell'auto è suddivisa in fasi. Ogni fase richiede uno o più ricambi auto che devono essere immagazzinati. Fai clic su avvia per avviare la produzione. Ok, quindi praticamente noi andiamo qua. Inizia scegliendo il nostro modello di auto, la catena di montaggio e stazione di montaggio per accedere alle impostazioni. Ok, clicchiamo qua, andiamo su Titanic e avviamo la produzione. Qua ci fa vedere tutti i pezzi necessari. Vai. Ci serve del personale, credo. Ora è il momento di impostare la logistica. Clicco su zona di stoccaggio per accedere a impostazione degli ordini. Storage ti consente di indagare sull'organizzazione dello storage e gestire gli ordini. Puoi creare gli ordini manualmente utilizzando la sezione ordini suggeriti per ordinare automaticamente le parti richieste nella stazione di assemblaggio. Fammi vedere dove hai cliccato, quelli suggeriti. Ah, ok. Quindi andiamo direttamente, fai clic per creare l'ordine di manutenzione. Qua è tutta la roba che ci serve per fare un'auto. Quanto ci viene a costare? Possiamo vederlo il totale. $689.49 per vedere poi la vendita. Vai. Ok, linea teorica, abbiamo ordinato ste cose. Poi, lavoratori, dobbiamo assumere 3. È ora di assumere pochi lavoratori. Trasportatori ci aiuterà a consegnare le merci in base agli ordini. Ok. Poi pure i meccanici. 1. Puoi vedere i tuoi potenziali dipendenti nella scheda in affitto. Vabbè. Ogni lavoratore ha statistiche, forza, agilità, intelligenza e carisma. Influenzano l'efficacia del lavoratore nel suo lavoro. I lavoratori migliori sono generalmente più costosi. I lavoratori sono pagati settimanalmente. Puoi vedere i tuoi attuali dipendenti, la schermata lavoratori. Qui puoi anche vedere quanto sono stanchi, felici e motivati i tuoi lavoratori. E fire. Licenza. Immagino. Fire. Fire è licenziare, però. Da noleggiare. Allora, l'equilibrio tra finanza e gestione finanziaria è fondamentale. Quindi tipo questo che prende di più
essere discretamente bravo, no? Le stelline che hanno. Vabbè, prendiamo quelli da 2. Facciamo 1. Vabbè, uno qua da 3. Un altro da 3, dai. Tanto al momento tutorial magari paga lui. Allora, avremo bisogno anche di meccanici che trasformeranno i nostri progetti in vere auto. Tieni presente che lo stipendio non è solo la retribuzione mensile, ma anche il costo iniziale dell'assunzione. Attenzione. Quanti meccanici? 3. Quindi devo prendo questo da 3. Vediamo, aspetta. Vabbè, facciamo questo da 2. E aspettiamo qualcun altro decente, dai. Ok, questo da 3. Perfetto. Ci può stare. Allora, la costruzione della nostra prima macchina richiederà del tempo, quindi restiamo finché non avremo completato la produzione. Ok, qua toglimi questi. E questi però come ci... Ah, vedi questi che stanno a caricare? Bravissimi. Noi qua avevamo cliccato sul numero di dipendenti. No, nel frattempo dobbiamo occuparci di altri aspetti importanti. Torniamo in modalità editor, vai. Parcheggio. Dobbiamo mettere una zona parcheggio 12x8, che è questa qui. Hai legato allo stoccaggio delle vetture prodotte. Allora, aspetta, fammi vedere la zona che abbiamo. Forse conviene metterle qua dietro. O davanti? No, secondo me è dietro. Allora, 12x8. Questi li posso togliere? No. 12x8. Vabbè, non è così grande, dai. Ora designiamo il parcheggio, selezioniamo apposito cliccando la zona di parcheggio. Ok, mettiamo quindi... Ah, ce ne sono diversi, ci sono anche parcheggio con tetto rotondo, parcheggio per più auto. Vabbè, mettiamo questa. 1. 2. E 3. Fantastico, ora è il momento di costruire un luogo in cui promuovere e vendere i nostri prodotti. Mi dica. Allora, dobbiamo andare edificio romano 12x12. Edificio in mattoni? Ah no, aspetta, edificio in mattoni, edificio romano, costruzione a maglie, edificio in metallo. Vabbè, il prezzo è quello. Edificio romano 12x12. Dove vogliamo vendere? Qua, magari, all'ingresso. Minchia. No, era... Vabbè. Sembravano più grandi, signori, i quadratoni, invece. Dai, facciamo così. Porta, immagino, no? Posiziona la porta. Anche porta. Ingresso essenziale. Ingresso essenziale. Qua. Allora, saldi. Mettere zona di vendita. Va bene, saldi. Ah, vedi? Che figata. Penso sempre qua dentro. 8. Allora, aspetta, facciamo 8x8. Tiè. Ci può stare. Banco di vendita, lo piazziamo. Ma lo devo mettere sempre, ah, sempre qua deve stare, ok. La poltrona del cliente. Ci mettiamo così, dai. Che dite? Un po' più avanti? No, va bene così. Tiè. Poi vediamo se dobbiamo mettere altre cose. Qua mettiamo lo slot di vendita. Che va sempre qua. Sì, è allora che me l'ha fatta fare così grande. Facciamo così, almeno riescono a mettersi ai lati. Vai, tiè. Com'è? Poi dobbiamo andare qua. Fai clic su zona di vendita per aprire impostazioni di vendita e promozioni.
Allora, i clienti ora verranno nella tua fabbrica cercando di acquistare un'auto. I clienti di solito hanno in mente un modello specifico, ma un venditore di talento può convincere ad acquistare un modello simile. C'è sempre la possibilità che una vendita fallisca. Promuovi le tue auto e riduci il prezzo per venderne di più. Vai a schermata vendite per le opzioni dettagliate. Allora, seleziona il nostro modello di auto, può essere designato solo uno slot per uno slot vendita. Allora, modifica, mettiamo questa. Il prezzo devo aumentarlo. Totale aumento del margine al 90%. Ah. Ci sta. Nella scheda pubblicità possiamo gestire i metodi di promozione attuali disponibili. Vediamo. Quindi popolarità, costo, filtra, disattiva tutto. Quindi che è porta a porta? Attiva, va. La schermata popolarità, possiamo approfondire i dettagli sulla popolarità del nostro prodotto. Ok. Data di rilascio, marca, annunci, tendenze. Vabbè, al momento ancora niente. Poi vedremo se la gente sarà interessata. Guarda là, là, il Titanic. Ok, abbiamo bisogno di un venditore, giustamente. Venditore deve essere bravo, quindi questo. Vai. 3 stelle, mo bravo, eh. Poi ci sono anche mod, non so. Aspettiamo finché non effettuiamo la nostra prima vendita. Fammi vedere però questi che le stanno a costruire. È la prima questa, sì. Posso usare pure i numeretti per velocemente, sì. Fammi vedere come costruiscono la nostra prima auto. Ecco, la gente già si incastra, quindi non benissimo. Diciamo che ha un problema di spostamento il buon uomo. Intanto qua stiamo costruendo. Lì c'è gente che è venuta a vederla però, attenzione. Poi giustamente ancora non è pronta, ma perché questa è di lusso, signori, quindi dovete aspettare. Sì, ma signori, c'è questo tipo che sta gigioneggiando male, eh. Vediamo qua, tutto a mano, eh. È tutto fatto in casa. Ma posso scegliere anche eventuali colori, cose. Poi vediamo la personalizzazione delle auto, perché qua non ci ha fatto fare il progettino dell'auto, ma semplicemente una cosa base che c'aveva lui, eh. Poi vedremo anche come funziona quell'aspetto. Che dite? Vi può intrigare una seriozza su questo titolo? Mo, come detto, facciamo il tutorial, poi vediamo, perché il tutorial almeno capiamo insieme un po' come funziona. Secondo me potrebbe essere discretamente interessante, eh. Quante ruote state mettendo? Cosa manca? Stiamo trasportando cose invisibili. Sarà quasi finita. Cosa? Oh, è pronta, è pronta. E o in teoria non ne dovrebbero fare una. Ah no, iniziano subito con un'altra. Ma io non ho comprato i materiali in realtà. Quindi come facciamo? A qualcuno la porta di là? Dovremmo portarla. Eccolo lì, la porta al parcheggio. Perfetto, abbiamo la nostra prima auto da vendere, signori. E sono partiti subito a fare la prossima. Quindi penso che facciano in automatico gli acquisti a sto punto. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo stabilito il nostro primo cliente. Va bene. Diamo un'occhiata all'albero tecnologico, possiamo investire i nostri sudati guadagni per far avanzare la nostra fabbrica, vediamo. Oh, è molto importante che la tua fabbrica progredisca tecnologicamente. Fai clic con il pulsante albero tecnologico per aprire la schermata albero tecnologico. Ok, acquistando tecnologie migliorerai diversi aspetti della tua fabbrica e sbloccherai nuove funzionalità. Alcune tecnologie possono essere acquistate più di una volta, offrendo più vantaggi ma aumentando di costo per ogni livello. Allora, abbiamo qui gestione, aumenta il numero massimo di dipendenti che puoi assumere. Cos'altro abbiamo? Pensiero futuristico, zona creativa, produzione, dipendenti, saldi, vendite, cioè. Ok, vabbè, andiamo con questo all'inizio. È a 7 livelli, quindi quello che ci diceva prima. Massimo lavoratori 20, va bene. Vai, fatto. Ora, torniamo indietro e clicca qua. Abbiamo sbloccato gestione 1, ora possiamo assumere più dipendenti. Va bene, ma li devo assumere?
Con il passare del tempo i nostri prodotti diventano sempre meno popolari sul mercato. Dobbiamo investire sulla ricerca per stare al passo con la concorrenza. Ecco qua la ricerca. Zona di ricerca 6x6. La zona di ricerca quasi la metterei a fianco alle vendite. O... allora 6x6 secondo me potrebbe stare pure qua. Aspetta, facciamo una cosa. Questo lo posso levare. E dai, no? Allora, gli alberi li possiamo anche spostare. Mo' magari senza buttare tutto. Però qualcosa rendiamo più... magari anche più caruccio, dai. No? Ci può stare. Questi senza che li defenestriamo. Gli alberi li spostiamo. Tiè. Ok. E... oddio, forse questi qua... aspettate. Lo so, signori, ma qua bisogna sistemare. Bisogna fare una cosa fatta... fatta caruccia. Un po' di alberi così. Per rendere tutto più vivibile. Allora, ricerca dicevamo 6x6. Deve essere posizionato nell'edificio. Ma quale edificio? Anche qua? Devo fare prima un edificio. Però, scusa. Facciamo in questo edificio? Non mi sembra il caso, però. Anche perché qua non ci entra. Houston, abbiamo un problema. Ma se faccio un altro edificio generale? Facciamo un edificio a caso. Edificio in mattoni. Posso fare un attaccato qua, ma magari. Così, 8x4, 10x4. 8x8, dai. Una porta qua. E mettiamo la ricerca. Che mi dice 6x6, ma io te la faccio così. Yeah. Diamo più spazio alla ricerca. Slot progetto di ricerca. Facciamo così. Yeah. Poi banco di ricerca. Questo lo possiamo mettere anche così. Così facciamo magari due. Ce ne entrano due. Ah, quella la possiamo allargare. Però vabbè, sì, poi ci entra, dai. Come fa una cosa? Ah, qua proprio il pezzettino mancante. Maledetto. Vabbè. Qua cosa abbiamo? Fresatrice. Ok, vabbè, andiamo qui. Poi per aprire impostazioni della ricerca. Eccoci qua. Allora, puoi usare una stazione di ricerca per scoprire nuovi progetti. Fai clic su una stazione di ricerca e seleziona scopri per avviare questo processo. Fai clic sul pulsante schema di ricerca progetto per saperne di più. Ah, vedi, ce ne puoi mettere pure più di cose. Quindi noi clicchiamo qua, andiamo su modifica, seleziona e fai il modello 2 tra virgolette. Ok, lavoratori, mi servono dei ricercatori. Vai. Ne dobbiamo assumere 3. Aspettiamo. C'è qualcuno che non sta benissimo. Sì, ma il banco di ricerca ce n'abbiamo uno, quindi penso che dobbiamo mettere più banchi di ricerca. Sennò come facciamo? No? E niente, da due. Vabbè, andiamo lui, va. Ora siamo pronti per i nostri impegni futuri. Se ti senti perso e desideri approfondire suggerimenti più avanzati, fai clic su aiuto. Ok. Ah, qua c'è tutto. Magari ti dà pure qualche idea. Ok. Vabbè, capiamo se è finito il tutorial o... vedi, mo gli altri ricercatori non possono in teoria lavorare, o no?
qua posso vedere come si sviluppa, sì. Quindi allo stesso tempo potrei tornare qua in ricerca e mettere... Facciamo così. Tiè. In teoria tre ricercatori, no? Vediamo se vengono a lavorare. E dovrebbe andare più velocemente la ricerca. Allora aspetta, questo levamelo. Mi fa vedere il processo di ricerca? No, non me lo fa vedere. Devo togliere questo? Devo mettere questo. Ok. Sì, e qua fanno le loro ricerche. Vabbè, vediamo un attimino. Intanto qua stiamo producendo auto. Qui possiamo vedere la popolarità del nostro Titanic. I pezzi apparentemente continuano a comprarli loro, quindi va bene. Ci può stare come cosa. Non abbiamo molti slot. Ci vorrebbe qualche meccanico in più, secondo me. Meccanici sono quelli che devono macinare. Almeno qua abbiamo gli slot degli impiegati. Facciamo questa prova. E poi eventualmente penso e spero che si possa anche ampliare, tipo, no? Se io qua voglio andare a fare ad ampliare questo, si può fare, eh? Facciamo sta prova. Penso di sì, che così dovrebbe. Sì. Ok, perfetto, basta saperlo. No, almeno magari uno può fare eventualmente due linee. Sta bloccato per salire e scendere. Qua vedi, hanno quasi fatto il modello 2, apparentemente. Vediamo un pochino come procede. Sì, stanno procedendo, stanno procedendo. E quindi a quel punto io dovrei passare a fare la Model 2, il Titanic 2. Vediamo, non so se probabilmente dobbiamo aspettare questo per capire che ci dice. Consumo energetico, popolarità e denaro. Va bene, ah ok. Vediamo mo che hanno finito la ricerca, se ci dice qualcosa. Sembra discretamente infognante, signori. Reparto vendita, vai che... 46 la richiesta. Richiesta in salita, la popolarità probabilmente. Data di rilascio. Vabbè, ci sta, si sta ancora salendo la popolarità. Questo è ancora attivo, lo lasciamo attivo, ci può stare. Allora, aspetta che questi hanno finito. Allora, no, progetto. Ah, beh, però è completamente diversa in realtà. Royal 85, no, mettiamo Royal 29, che è l'anno in cui è stata... Ok. Quindi in questo caso io potrei farne un'altra, continuare quella e farne anche un'altra. Nessun progetto selezionato. Esplorare nuove frontiere. Nuovo progetto di ricerca. Allora, io a questo punto faccio una cosa. Provo ad allargarmi. Questo qui. Poi proviamo a mettere. Stazione di verniciatura. Ah. Allora, vedi? Stavolta me l'ha messo dritto per dritto. Allora. Proviamo a fare... così. Così. E così. E poi magazzino. Vabbè, il magazzino può bastare quello.
Spazio insufficiente. Perché spazio insufficiente? Lo devo mettere più lontano. Scusa, a sto punto faccio così direttamente. E 3. Poi allora, da qua vado a selezionare il modello e faccio questa qui. Queste sono le cose che ci servono, quindi posso andare in questo magazzino. È diverso dall'altro. È per quest'altra macchina. Perché? Ordini suggeriti. Ordine 2. Livello del rinnovo dell'ordine 30%. Vabbè, inviamo l'ordine per dire. Questo rimane su quell'altra. Modifica. Ah, ok. No, va bene questo qua. Questo rimane su questo. Vediamo se può andar bene. E in questo caso, qualora io volessi fare un altro selezione progetto di ricerca, non si può fare. Ok. Non so per quale motivo, ma va bene. E l'unica cosa, dovrei fare qualcosina anche qui, però. Dovrei provare a vedere se si può andare in zona di vendita. Ah, limite raggiunto. E allora che mi hai fatto fare sto coso così grande? Vabbè, facciamo allora un altro edificio romano. Così però, se tu mi allarghi questo, posso provare a fare una cosa. Ok. Qua me la fai mettere un'altra zona di vendita vicino a questa? No, proprio non si può fare. Il venditore? Che pure questo è inutile che lo facciamo così grande. Questo posto sembra deprimente. Ok, vabbè, rifacciamolo così grande. Cazzo. No, l'unica cosa vorrei capire se effettivamente posso farne un altro o no. Perché se no. Ah no, è limite raggiunto. Proprio non si può fare. Vabbè. E quindi se devo vendere un'altra macchina, che fa? Una la devo defenestrare. Mi sembra strano. Posso neanche mettere un altro slot. Questo non lo posso allargare. Però comunque un'altra macchina non la posso vendere. Questo vorrei capire. Se posso vendere un'auto solo alla volta. Mi sembra un po' strano. Ma forse perché questa non sono partiti a costruirla. Sai che non mi ricordo se avevo premuto play. Però penso sempre che ci sia il limite del. Vabbè, proviamo a vedere magari costruendola. Allora, quanti meccanici abbiamo? Questo meccanico. Ok, magari qualche trasportatore in più.
venditore, ricercatore. Nel mentre possiamo anche andare a vedere qua, a livello attuale, ricerca progetti auto. Qua abbiamo questo. Come funziona lo sblocco? Qua aumenta il numero massimo di dipendenti che puoi assumere. Requisiti, sblocca, gestione 1. Limite massimo di lavoratori, aumenta il numero massimo di dipendenti. Ok. E questo l'abbiamo già fatto però. Requisiti, sblocca, gestione 1. E obiettivamente vorrei capire se effettivamente... Ah, vedi, da qua... Non mi dà altro. Qua ne possiamo vendere una sola che comunque sta aumentando la sua popolarità, quindi... Tutto sommato sta ancora andando bene. È il primo anno di vendita, quindi ci sta. L'altra mo pian pianino la fanno, però c'è qualcosa che dobbiamo un attimino capire. Oggetti, attraverso abilità... Ecco, vedete? Se vogliamo vendere più modelli di veicoli contemporaneamente, dobbiamo sbloccare l'abilità vendite nell'albero tecnologico e farla salire di livello di conseguenza. Questo ci consente di creare diverse zone, ciascuna con il suo slot di vendita. Ok, ok. E allora è quello. Allora è quello. E va bene, quindi al momento niente, dobbiamo sbloccare dalla cosa di ricerca quello delle vendite, che... è questo qua. Vendi qualsiasi macchina, 2D2. Limite massimo di zone di vendita ti permette... No, però l'abbiamo fatto in realtà, RQ, secondo me, perché è il tutorial possibile. E allora, signori, facciamo una cosa. Iniziamo con il fondare. Allora, facciamo una cosa. Salva questo tutorial. Ok. Però andiamo al menu principale e facciamo una nuova partita. Gioco sfide, cosa c'è? Ha incontrato esseri straordinari provenienti da un'astronave. Ok, ordine di guerra. Ah, vedi, ci sono... collaudatore. No, attenzione, 126 è sempre presente. No, vabbè, facciamo quello normale. Gioco gratuito, insomma. Nome della ditta, la sportiveggiante. No, non si può. La sporti. Vabbè. Il logo. Vediamo cosa abbiamo. Ma posso scegliere anche il colore? Credo di no. Allora, Indianapolis, Minneapolis, Milwaukee, Detroit, Pittsburgh, Cleveland e Chicago. Chicago, la ricca storia delle grandi dimensioni di Chicago con due lotti di espansione rendono ideale per i giocatori che cercano crescita urbana e profondità storica. Vai. Ah, vedi, ognuno c'ha il suo. Con la sua ricca storia di Indianapolis offre uno spazio compatto senza espansione, sfidando i giocatori a massimizzare l'efficienza. Ah, ok. L'industria offre una dimensione moderata e un terreno di espansione adatto ai giocatori che cercano una crescita equilibrata. Offre un'area più grande con tre lotti extra per la crescita, perfetto per giocatori ambiziosi che mirano operazioni estese. Detroit, sinonimo di industria automobile, offre uno spazio medio e terreno di espansione, perfetto perché è interessato alla storia dell'automobile. Pittsburgh, combina una storia industriale con un punto di partenza di medie dimensioni e due trame di espansione, offrendo un'esperienza di gioco equilibrata. Cleveland, sua tradizione, offrendo un ambiente compatto e stimolante senza espansione. Richiede una... questa proprio piccola. Chicago, quindi. Allora, o Chicago o quelle più grandi. O qual era? Milwaukee? Andiamo a Chicago però, mi intriga di più Chicago, vedi, siamo anche qua. Allora, albero tecnologico sbloccato? No, fallimento c'è, possiamo iniziare dal 1900 o partire anche dagli anni 60. Io partirei dal 1900, signori. Possiamo, perché se parti più in là ti sblocca altre cose? No, questi ancora no. Concorrenti, eventi annuali, gare, ordini commerciali. Non so perché questi siano bloccati, se dipende... da qualcosa o perché è ancora d'accesso anticipato, in realtà, quindi
Vabbè, vai con Chicago. La sporti, signori. Con spermatozoi, tipo. Sportiveggianza quella. Lascia fare. Si parte, si parte. Vediamo, vediamo a questo punto se riusciamo a... Allora, questo è l'ingresso. Vediamo un pochino. Abbiamo già dezoomato. Introduzione, cioè. Alba del XX secolo. Vabbè, questo è... Che zona abbiamo? Ammazza, però comunque la prima zona è già bella grande. Ci sta, signori. Abbiamo 10.000 dollari. Qui si entra. Dobbiamo iniziare con... Questa non è nostra, quindi questa rimane qua a buffo. Va bene, volevo andare un po' più là per vedere un po' la città, che secondo me è pure una figata. Allora, secondo me la zona delle vendite la dovremmo mettere qua inizialmente. E poi la fabbricazione... Magari la potremmo mettere anche qui dietro. Zona vendite, oppure la fabbricazione la iniziamo a mettere qua sotto. Perché poi magari espandendoci... Vabbè, partiamo da qua, tanto non penso che ci sia tutta sta gran problematica, eh. Allora, partiamo con gli edifici. Edificio romano, edificio in metallo, in mattoni. Costano tutti uguali, quindi... Io farei questo, direttamente edificio romano. Allora, zona di costruzione. Partiamo da... Da qua con la fabbrica. Porta possiamo mettere... Ingresso un po' più grande. Poi... Questo... Vabbè, togliamoli, dai. Perdiamo una ripulita. E iniziamo con le catene di montaggio. Qua potremmo fare... Allora, l'uscita da lì dietro. Oddio, forse le uscite in realtà... Possiamo fare una cosa. E allargarlo un po' così. Montaggio, mi fai questo... Me lo metti qua. Poi gli altri li facciamo dopo. Questo me lo devi girare così. E me li colleghi. Perfetto. Poi dobbiamo iniziare con magazzino. Zona di stoccaggio me la metti qua dietro, magari. Potremmo pure fare... Questa zona di stoccaggio per la prima. Poi pian pianino mettiamo le altre. 2 e 3. Dopodiché, qua come detto zona di vendita. I parcheggi per il momento li possiamo fare nella zona centrale. Poi magari li restringiamo dopo. Vediamo prima come sono. 1, 2, 3, 4. E per il momento va bene così. Poi. Sempre qui nella zona... Qui cosa avevamo? Creazione di cosa? Seleziona produzione di parti. Ok. Utilità, posto di guardia. Energia a vapore. Laboratorio di smantellamento. Officina di riparazione. Ci stanno un sacco di cose molto fighe. Allora, zona vendite, come detto, vediamo dopo. Ricerca, poi la facciamo. Qui dipendenti, cos'è? Zona dipendenti. Ah, per farli rilassare un pochino. Va bene. Direi che possiamo... Vabbè, intanto direi di iniziare con la ricerca. Nuovo progetto scoperto. Quindi si parte da qua per i progetti. Continental Supra. Malibu. Malibu 7021. Facciamo qualcosa randomico. Ok. Ah... Da questa quindi si sbloccano. Però
Interessante. Va bene. Quindi da qua possiamo iniziare subito, eventualmente, con il progetto della Malibu, che ha queste componentistiche. Quindi noi adesso andiamo a acquistare pure quelle cose. Oddio, prima forse dovremmo prendere dei dipendenti. Un, due meccanici. Intanto vediamo quelli da 3. 1, 2, 3. Vabbè, facciamo questi qua. Poi appena. Ok. 3 e 3, come ci aveva detto lui all'inizio. Vabbè, i ricercatori li vediamo dopo. Non tutte le risorse richieste sono state ordinate. No, al momento non ho ordinato niente. Quindi andiamo qua. E ordiniamo queste. Quindi livello di rinnovo dell'ordine. Cosa sia capacità del contenitore? Ordine 1. Va bene, ci viene a costare 514 dollari. Vai. Quindi in linea teorica adesso dovrebbero partire. Eccoli qua, iniziano ad arrivare. Questo cos'è? No, perché sto vedendo che vanno tutti là. Ah, da qua arrivano le merci. Ok. Vabbè. La zona vendite comunque la facciamo qua, dai. Non mi piace granché, se devo dire la verità, eh. Ma io poi eventualmente posso spostare tutta la fabbrica. Sì, ok, ok. Allora va bene, va bene. Poi vediamo un po'. Potremmo effettivamente poi spostare la fabbrica più in qua e la zona vendite qua. Forse è la cosa migliore, che dite? Tipo questo. Lo mettiamo qua. Tutta la fabbrica la potremmo mettere qua, che poi magari espandiamo. La zona vendite la possiamo piazzare qua e poi la modifichiamo. Ci potrebbe anche stare. Poi queste le mettiamo più sotto, comunque le allarghiamo. Poi valutiamo strada facendo. Una vendita è così. Poi vediamo se si può fare anche miscelato. Cioè qua messo così e qua magari più grande. Porta essenziale. Facciamo questa. La porta mi piace più qua. Facciamo zona vendite. Però comunque la farei, vabbè, tutta. Vediamo. Intanto facciamo così, tanto. Venditore, espositore. Qua ci mettiamo poi la nostra Malibu. Non è ancora stata rilasciata, quindi attenzione. Allora, ci aveva consigliato il 90% di margine. E aspettiamo che. C'è un problema? Sì, che non ho avviato la produzione. Tipo. Andremo incontro anche a cose del genere. Però va bene, tanto questi lavorano, eh. Non vi preoccupate, anzi. Facciamo che prendo altri meccanici, va. Subito al lavoro, così, come se non ci fosse domani. Se volete la potete preordinare, però. È in pre-order, la Deluxe Edition. La Malibus. E poi qua ci possiamo espandere anche qua sopra. Varie linee di produzione. Varie auto. Pure di qua. A voglia. Sì, il fatto di non poter dezoomare ancora di più forse renderà problematico quando sarà tutto eventualmente pieno. Ci potrebbe essere un problema organizzativo. Ma ci sta, ci sta. Poi facciamo anche la zona di ricerca e sviluppo. Magari la possiamo mettere pure qua. Oh, signori, la Sporty. Per gli amici, Sporty Veggiante per le origini.
reparto automobilistico sportiveggiante. Il venditore ancora non l'abbiamo assunto, perché tanto al momento non ha senso, visto che... Però vedi, c'è già dell'interesse, credo, eh. Guarda la popolarità. Nonostante non si vocifera che stia uscendo un primo veicolo straordinario, e noi iniziamo subito ad attivare la pubblicità, così cresce ancora di più. E appena sarà rilasciata, succederà un magia, ci sarà un quantitativo di pre-order. Vabbè, assumiamo anche un venditore, va. Vai. Almeno inizia un attimino a organizzarsi. Guardala che stile. Sono un po' affaticati, ti dico la verità. E adesso è stata rilasciata, eh? Non rilasciato. Beh, adesso sì. Questo non rilasciato non mi convince. Blocca vendita auto, invia all'officina di smantellamento, invia all'officina di riparazione, invia al distruggi documenti. Perché mi dice non rilasciato? Allora, cosa mi sono dimenticato? Qualcosa? Disponibile, va bene. Lascia uscire. Ah, è vero, il rilascio, signori. Lascia uscire, non me l'ero dimenticato completamente, scusate. L'interesse è a 14, non tantissimo, per carità. Però, ma perché me l'avete parcheggiata così, scusate? Vabbè. E direi che possiamo comunque anche già iniziare a fare una, cioè, una ricerca e sviluppo, che dite? Magari sempre qua. Allora, il reparto di ricerca e sviluppo me lo fate qui. Mi metti una porta qua e pure una porta qua, che è più caruccio, dai. Zona di ricerca, pure qua facciamo una roba random. Facciamo così per il momento. Così. Allora abbiamo banco di ricerca, lavagna di ricerca, punti di ricerca a settimana 75, questo 100, 200 e 500. Attenzione. 1, 2, 3. Possiamo anche selezionare il progetto. Permette di selezionare il progetto. Ok, qua togliamo tutto, mi devo ricordare. E poi qua possiamo iniziare. Ah, c'è anche questo sconosciuto, oppure questa di livello 2. Ricordiamoci che dobbiamo tenere d'occhio i soldi, eh. Passa a livello successivo, oppure questo qua da 500. Vai con questo da 500 e assumiamo 3 ricercatori. 1. Ah no, siamo al massimo, fuck. Ah, vedi, aspetta un attimo, fermate. Qua possiamo vendere più modelli. Ok, quindi era bloccato perché era il tutorial. Catena di comando consente di collegare le stazioni di assemblaggio con i nastri trasportatori per creare linee di assemblaggio. Ah vabbè, questo si compra solo, quindi non devo neanche aspettare che si fa. A posto. Questi sono i ricercatori, 1, 2. E vai. Di livello 3, signori, eh. Tac, a posto, basta. Abbiamo $4.900 e attenzione, perché dobbiamo iniziare a vendere un po' di auto, perché sennò qua ce ne andiamo subito a testa sotto. Allora, la popolarità sta aumentando pian pianino. Porta a porta attiva. Scusa, non era attivo il porta a porta, signori. Adesso schizzerà alle stelle.
Straordinario. Vabbè, almeno qualcuna l'abbiamo venduta. Non penso che questa sia ancora la prima. Posso vedere dov'era il tipo i bilanci. Vendite. Credo siano queste. Allora, la richiesta e le vendite. 3. Penso, eh. Prendiamolo per buono. Questi sta... Ah no, questi hanno finito. Fermi tutti. Hanno sviluppato un nuovo progetto. Cilindrata 12.000. Questa è sportiva. Speranza? Op, scritto così è Speranza. O anche Corda? Correggetemi se sbaglio. Beh, la speranza di non morirci sopra potrebbe essere giusta come cosa. Ok, la op ci piace. Nel mentre magari potete sviluppare anche questo, tanto vi pago. Anzi, quest'altro, un nuovo... Perché poi possiamo andare a vedere... Dove era l'albero delle auto che non mi ricordo? Qua, op, e qua penso sblocca quell'altra. E poi da qua si prosegue avanti. Livello attuale, questi di livello 1, poi livello 2 vedete che ci chiedeva anche di più, quindi penso che siano quelle un po' più sofisticate. Questa qua, vedi, ce l'hanno tolta, quindi in linea teorica funziona, il fa stiamo vendendo, no? Allora, entrate, costi totali, prestiti. Queste ne abbiamo vendute 3? Non lo so, mi pare poco, però va bene, diciamo che ne abbiamo vendute 3. Per quanto riguarda invece quest'altro tipo di ricerca, abbiamo qua che fai collegare le stazioni di assemblaggio con i nastri trasportatori. Questo lo potremmo vedere qua, edifici, aree, attraversabile, nastro trasportatore. Si muove lungo il nastro trasportatore e collega la stazione di assemblaggio al cancello di uscita della linea di produzione. Però, vedi, le puoi fare, penso, vedi? No? Entrano e escono. Vediamo. No, la catena di montaggio devo vedere io. Penso, perché secondo me si può fare... Ah, vedi, posso fare prima quello e poi quell'altro. Ok. E ne mette un'altra. E che cambia poi? Cioè, è più veloce la costruzione? Ok, quello va alla ricerca e fa l'upgrade. Penso di sì. Azzardo che sia più veloce? Ne fanno di più? Mo mi ha fatto venire la curiosità. Però non vorrei azzardare troppo con i soldi. Quanto ci costa? Questo $100. Consiglio di collegare le stazioni di assemblaggio con i nastri trasportatori per creare le linee di assemblaggio. Proviamo. Quindi io qua potrei mettere questo. Facciamo finire prima quella. Ci mettono un po', per carità. Però quelli stanno ancora a ricerca. Tra poco ci salutiamo, questo lo so. È uno di quei giochi infognanti, signori. Abbiate pazienza. Ok, aspetta, questa è finita. Quindi vai e mettiamo questa qua. Vediamo cosa cambia. Come funziona. Se in linea teorica iniziano a farne una sull'altra, tra virgolette. Cioè qua iniziano a fare qualcosa, poi passa di qua, la continuano e qua riniziano e ne fanno subito un'altra. Capiamo. Dovrebbe essere un po' più veloce come cosa, credo e spero.
Vabbè, andiamo a vedere un po' la ricerca. Allora, la ricerca hanno sbloccato questa qui. Questa è una familiare. La Prix, la Corvette, non mi sembra. Sidekick. Sidekick ci potrebbe stare. Calcio in culo da quelli che stanno seduti dietro. Bella, bella idea. Ok. Ah, che è quella successiva a questa. Va bene. E calcolando che, come detto, i ricercatori stanno senza fare niente, io quasi farei una cosa. Ne teniamo tre. No, perché effettivamente se no ce ne... cioè, i progetti ne sono molti di più di... Però facciamo questo pian pianino. Qua poi capiremo che cosa possono e vogliono fare. Ma sta di fatto che eventualmente un'altra linea di produzione si potrebbe anche fare. Ma lo faremo nel prossimo episodio, signori. Se no non finiamo più. Lo so, è infognante, scusate. Vabbè, abbiamo fondato la Sportiveggiante, abbiamo fatto il nostro primo modello. Prossimo episodio, se vi va l'idea, non lo so, se no me lo gioco io, ditemi voi. Andiamo a fare altri modelli, altre cose da fare. Mi raccomando, seguitemi sull'altro sito per il secondo canale di Instagram. Noi ci vediamo alla prossima. E un saluto a tutti da Questa Leale.